Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per giocare la Supercoppa Italiana col pronostico FIFA. Allora, si giocherà come avete visto al King Abdullah Sports City, Mina Juve, appunto, Juve Mina, vabbè, tanto uguale, tanto il campo è neutro. Allora, volevo fare una modifica alla formazione, nel senso che secondo me non giocherà Cancelo, che verrà portato via solo in panchina. Metto De Sciglio al suo posto. Credo che questa sia la formazione che scenderà in campo contro il Milan. Quindi Szczęsny, Alessandro, Chiellini, Bonucci, De Sciglio, Pjanic, Bentancur, Matuidi, Dybala, Ronaldo. E purtroppo dobbiamo togliere Mario Mandzukic, che è infortunato. Mi porto appunto Ken. Non mi stupirei appunto di vedere Ken dall'inizio anche contro il Milan. Quindi infatti lo facciamo giocare. E come detto, si gioca al King Abdullah Stadium. Vediamo il pallone. Pallone se. No, non si può modificare. Vabbè, fa niente. E iniziamo. Ho messo modalità torneo in modo che ci sarà poi l'eventuale alzata del trofeo. Qua c'è il riscaldamento. Coppa che sta per proclamare la squadra vincitrice, entrambe ovviamente Qua, sognano tra di l'altro, poter sono stato tornare a anche casa con a il livello trofeo di fra le fedeltà, braccia. nel senso Vedremo che ho cosa preso ci proprio regaleranno oggi in campo le due lo squadre, stadio Milan della che finale, cioè il King affronta la Abdullah Juventus. Stadium. Cioè, non sono andato a prendere uno stadio a caso, ho preso proprio lo stadio dove si giocherà questa finale, cioè lo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah, che è questo, lo potete ammirare. L'attesa dunque è Sarà questo, finita, siamo dunque. pronti per vivere l'emozione di questa finale di Coppa, c'è un'atmosfera fantastica qui allo E stadio. Un dunque, saluto da Piero Gipardo che e da Stefano dire? Nava. Speriamo di Iniziamo. assistere a una bella partita, Pier. Milan-Juve resta certamente una delle classiche del calcio Partita italiano, che io nonostante nelle ultime stagioni sto abbia sentendo, perso non so forse un po' voi, di ma io la sto interesse, sentendo almeno per la parecchio perché classifica. È comunque vero, ma si tratta è di il una di quelle Milan ed è sfide dove la partita secca. E nelle classifica partite conta secche poco, può quando le sempre squadre accadere si qualunque azzerano. cosa, Sono le oltre che motivazioni come a ho far la detto già dopo la partita differenza. di San Siro, il Milan è sempre il Sono metri Milan per quando lo andare. affronti. Ecco l'11 Quindi non titolare è del mai Milan. facile affrontare il Milan. Cioè, Partono con due attaccanti e due linee a quattro per Milan difendersi può in giocare anche contatto. in Serie B, 4-4-2 ma Juve-Milan è tradizionale. sempre No, Juve-Milan, infatti, cioè, è non sempre una pare partita che abbiano equilibrata. optato per la versione più tradizionale, almeno inizialmente. Vediamo se e quali modifiche apporterà Pjanic. l'allenatore nel corso del match. Vediamo la formazione di partenza della Juve. La scelta del tecnico per questa sfida è ricaduta sul Pjanic, 4-3-3. grande Vediamo palla questa per Matuidi, Matuidi, occasione. Matuidi, Matuidi, esce Reina, Matuidi, Matuidi poteva no! indirizzare subito il match dalla loro parte se Se avessero lo divora sfruttato Blaise meglio Matuidi, questa decimo occasione. minuto. Probabilmente l'attaccante era ancora freddo tutta la partita per rifarsi, però Che che occasione. occasione per la Non deve Juve. lasciarsi condizionare ora da questo Per Matuidi, attenzione al strappare in Milan invece che mezzo. si fa rivedere Pallone subito in dall'altra parte. Il profondità. cross è buono, rete! Higuain! È arrivato il primo Rete gol di dell'incontro. Higuain, Hanno fatto un ulteriore 1-0. passo avanti verso la conquista della Coppa. I tifosi ci credono, hanno voglia di festeggiare un Gol clamoroso successo di mangiato da grande Blaise prestigio. Matuidi e I gol giocatori di però non Gonzalo devono Higuain. perdere la testa proprio Alessandro se ora. l'è perso. Intervento del E portiere che Higuain non è non ha riuscito a evitare il sbagliato. gol nonostante il tocco. Aveva intuito la conclusione, palla che si è infilata lo stesso in rete. E Si dunque riparte a adesso giocare con i costretti rossoneri del a Milan che adesso rimontare. sono avanti. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Ultimo atto di questa competizione, le due squadre daranno sicuramente tutto in De campo per Sciglio. superarsi, per portare a casa il trofeo, regalare una notte di festa Bravo ai De propri Sciglio, tifosi. ancora De Se ne è Sciglio. parlato tantissimo in Per conferenza stampa e Ken, ovviamente sui dentro giornali. cuore, buono Potrebbe il trovare il pari. tiro, il Ancora il gol pareggio. del pari. Finora Il assist avuto da pareggio, credo Quagliarella proprio di De senza Sciglio. E deve infatti è così, De decidere con Sciglio un'intuizione pareggia. da una parte o dall'altra. 17 Ma minuti, finora così. 1-1. Bello Giornata che scambio De segna con Sciglio-Ken. grande contributo del difensore. Sì, si è ripreso E perfettamente gol del dalla fase pareggio. offensiva. Hanno pareggiato dunque Giusto per 1-1. ricordare, in caso di parità, tempi supplementari e poi Il calci di pronostico alla rigore. regia di questo match non Questo è il regolamento sembra della dalla parte del Supercoppa, è Milan. sempre stato Ne sono questo. certo, però ce la metteranno tutta per ribaltarlo. Biglia, Musacchio. Non è facile trovare Ancora il spazi, Milan che giocavano con la avanza. circolazione di palla. Brutto cross, c'è il Palla messa recupero. fuori, attenzione, dunque palla per Moise Biotichen.
che ha segnato col Bologna, un giocatore che la porta la vede come nonostante i suoi 19 anni. Milan che avanza. Pipita Higuain. Higuain adesso in zona cross. Laxalt palla messa fuori. Bentancur, bella questa giocata di Bentancur Pjanic. Per Pjanic. Pjanic prova la sventagliata a cercare Ken, ottima chiusura. Il pallone, mettendosi sulla traiettoria giusta. Può girarla. Castileco. Higuain. Attenzione a Bonaventura. Bonaventura Szczęsny. Occhio alla possibilità. Tanto ricordiamo che per Higuain potrebbe essere l'ultima partita con la maglia del Milan, eh. Matuidi. Ken in profondità. Ci sono metri. Moise Ken. Della Juve qui. Ken, gran giocata. Ken Reina. Super del portiere che vale come un gol. Occasione per Moise Ken. Adesso Dybala batte l'angolo. Non è neanche male. Salta giù sulla linea. Salva proprio sulla linea. Bravo e fortunato Pjanic. Pjanic respinge. Palla messa fuori. Riccardo Rodriguez. Si è immolato sulla linea di porta evitando il peggio. Matuidi fermato. Laxalt, la spinta rossonera lungo la fascia. Adesso Laxalt, c'è Bonucci che non lo tiene. Il pallone rimane buono. Szczęsny. L'errore era di Bonucci, non di Chiellini. E poi la palla è fuori. Che occasione per il Milan. Bonucci qua sarà addormentato letteralmente. Alessandro. La palla è uscita di poco. Prova a chiudere su Alessandro. Gran giocata di Alessandro. Palla messa fuori. Spedendo il pallone in out. 41 minuti. Altra rimessa credo per la Juve, sì. No, per il Milan, per il Milan. Calabria. Bentancur. Bentancur. Dybala, grandissima giocata di Dybala. Dybala mette fuori il movimento Ken. Arriva Romagnoli, non benissimo. Alla sparata poi da Reina, rimessa laterale. L'arbitro concede 2 minuti di recupero. De Sciglio. Matuidi, Milan e Pjanic. Pjanic, De Sciglio. De Sciglio, finta, tiro di De Sciglio. Reina. Grande intervento. Finisce qua il primo tempo, 1-1. Bella partita, eh. Bella partita. Soprattutto è abbastanza equilibrata, tutto sommato. Secondo tempo che ha appena preso il via, risultato iniziato secondo tempo. È ovviamente di parità tra Milan e Juventus. E vedremo se Dybala. Ci saranno novità già nei primi minuti. Taglia il gioco benissimo per CR7. Avranno catechizzato a dovere il loro calcio d'angolo guadagnato da Ronaldo. Si ripartirà dunque con un calcio d'angolo, un'ottima chance. Altro pallone buttato in mezzo, male però. Allora Bentancur. Bentancur tiene palla. Ken tiene pallone, Ken tenta un tiro, c'è una deviazione, sarà ancora angolo. Pallone che è uscito, corner per la Juve. Altro angolo battuto da Dybala, Bonucci anticipato, sarà ancora angolo. Terzo angolo consecutivo. La mette in mezzo Dybala. E la stavolta Reina esce e blocca il pallone. Tra l'altro fa giocare Reina, io credo che giocherà sicuramente Donnarumma, mercoledì, assolutamente. Laxalt, attenzione Higuain, la terra di nessuno, pazzesco buco della Juve, Higuain, Szczęsny, non è finita, il tiro al volo, Szczęsny. Che occasione in contropiede per il Milan qua. Dimenticato totalmente Gonzalo Higuain. De Sciglio. De Sciglio. Palla dentro per Moise Ken. Sterza bene Moise Ken. Ken ancora, palla dietro per Dybala. Dybala sinistro, Reina. Non è finita, la palla finisce ancora per la Juve. Contro cross, messo fuori. Poi arriva bene Milan Pjanic che tira lui. Palla fuori di un niente. E arriva il primo cambio. Fuori un comunque ottimo Moise Ken. Metto Dybala di qua e di qua metto Douglas Costa. E tiro via Bentancur per Emre Can, poi vediamo chi togliere dopo. Questo intanto sono i primi cambi. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare la colpita, però non era male, Chiaramente con Costa cambia anche la qualità dell'attacco. Ken dava forse più quantità. Higuain. Suso. Cercano di aprire la difesa avversaria.
Bella questo salvataggio della Juve. Ronaldo vede Costa, che è ovviamente più veloce di Rodriguez. Costa ancora, Costa, gran giocata di Costa, prova subito un tiro ribattuto. Spazzano via il pallone. Alessandro Lottare, Biglia, e riparte il Milan. Castiglieco fermato però bene dalla Juve, che riparte ancora con Matuidi, che vede Costa ma sbaglia, l'ennesimo pallone di una partita non giusta di Blaise Matuidi. E adesso ancora il Milan, che su questa palla persa può costruire un'azione offensiva con Castiglieco, che perde un altro pallone. Allora Paolo Dybala, che prova a mettere giù il pallone, fermato da tre giocatori. Poi rischia il Milan tantissimo qua. E alla fine il pallone lo perde con Matuidi, che mette in movimento Costa, che la dà a Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Reina, Reina. In calcio d'angolo, che occasione anche qua. Adesso battuto da Pjanic, il pallone dentro, messo fuori ancora. Allora ancora Miralem Pjanic, salta l'uomo Miralem Pjanic, palla dentro, Costa, Douglas Costa, 2-1. Ha segnato Douglas Costa, incredibile, di testa Douglas Costa, 2-1. Il lampo di Douglas, che ha cambiato sicuramente marcia alla partita, piazzata benissimo da Douglas Costa. E adesso via il cambio, l'ultimo cambio, fuori Miralem Pjanic, dentro Sami Khedira. Il gol al 75esimo, che ha tagliato forse le gambe alla partita. Adesso ovviamente il Milan dovrà buttarsi avanti per cercare il pareggio. Palla subito a cercare Costa, ed è passata Rodriguez come un pollo, si è fatto fregare Costa. Oh, mamma mia Reina, che miracolo, miracolo di Reina su Costa, che ha rischiato subito di trovare la doppietta. E adesso il calcio d'angolo battuto in mezzo, non esce Reina, la fa nel pallone, arriva Matuidi che cerca un tiro, poi decide di tenere il pallone, scelta saggia, Chiellini. Ecco Khedira. Khedira prova un pallone dentro, sprecato però, palla Milan. Solo per un attimo, perché la palla è ancora di Sami Khedira. La Juve scambia ancora con Ronaldo, Ronaldo finta, Ronaldo, Reina. Calcio d'angolo. L'intervento del portiere che evita il gol, che avrebbe chiuso la gara. Ora tocca ai suoi compagni. Juve che sta oggettivamente perdendo tempo. Palla ancora per Costa qua. Costa si gira, Costa, Costa, gran giocata di Costa, che l'alza ancora. Messo fuori il pallone. Arriva Alessandro con tutta la calma del mondo. Cerca la sovrapposizione. Dybala sbaglia, si intestardisce su una giocata. Allora la palla del Milan, che prova a ripartire, ma sembra oggettivamente un po' sulle gambe. Buona questa palla del Milan. Prova a ripartire il Milan. E non è una brutta idea di Higuaín, che allarga per Rodriguez. Siamo entrando nei minuti finali, ovviamente si cerca l'intuizione. De Sciglio saltato, palla per Castiglieco. Rodriguez può metterla in mezzo. E non è neanche un brutto cross. Bonucci. E prova la Juve adesso l'ultima ripartenza per completare la partita. Palla per Costa, che è quello più fresco. Come se fosse in banca il pallone. Palla dentro per Ronaldo. Posizione giudicata regolare. Il pallone ce l'ha ancora Ronaldo. La da dietro, Khedira, tiro di Khedira, guadagna angolo, credo che qui sia il finale della partita. Questo calcio d'angolo forse ha chiuso definitivamente il pallone, intanto traversa di Chiellini. Bonucci, Emre Can, palla fuori. Ed è finita dunque, la Juve vince 2-1 contro il Milan. Una partita molto, 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 molto dura. Risolta da Douglas Costa solo al 75esimo, partita bellissima, veramente. Adesso dovrebbe esserci la consegna, diciamo, del trofeo, infatti è così, quindi la vediamo. Chiellini, vedete che alzerà questa sorta di Supercoppa, perché era la coppa che gli assomigliava di più. Capirne CR7. Questo ovviamente è il compito dei giocatori e soprattutto dell'allenatore. E adesso Chiellini, che effettivamente non c'è tempo da perdere, bisogna iniziare. Prende in mano il trofeo, dunque Juventus batte Milan 2-1 al King Abdullah Sports City. Questo era il mio FIFA pronostico, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamenti con i prossimi video del canale. Mi raccomando, restate collegati su Fuori Rosa TV. Ciao!